Vittoria oggi è stata firmata questa convenzione, a breve poi ci dirà anche quando si inizierà. Il palazzetto dello sport di Vasto diventerà sede vaccinale non solo per Vasto ma per un territorio molto ampio. Il palazzetto dello sport di Vasto fa parte di tre palestre che serviranno la vaccinazione di massa con cosiddetti punti straordinari di vaccinazione, dove saranno vaccinato tra le 700 e le 1000 persone al giorno. Chiaramente sarà destinato, dopo questa fase delle anziane, alla vaccinazione in età produttiva di persone che hanno la macchina, che possono spostarsi, e in questo senso appunto sarà un punto vaccinale insieme a Lanciano e il Palauda dell'Università di Chieti, dove arriveranno tante persone ogni giorno. Ha detto che però bisogna che arrivino i farmaci, e su questo le tempistiche, il punto della situazione nella nostra ASL qual è? Ma se quello che NAS hanno sequestrato di AstraZeneca ieri viene distribuito in Italia, direi che il piano vaccinale può partire a pieno ritmo. Chiaramente se non fosse così, il governo Draghi sta lavorando a far venire più farmaci in Italia. Poi chiaramente anche il presidente Massiglio ha reclamato una sottovalutazione del fabbisogno dell'Abruzzo, e chiaramente se si mette in moto questo meccanismo penso che fra qualche settimana avremo i vaccini giornalieri per far funzionare questi grandi siti. Il commissario straordinario, il nuovo commissario, ha detto che soprattutto in questa fase, no, c'è questa famosa lista di panchinari, l'ASL si sta organizzando anche per gestire in maniera importante questo, che comunque è un fattore importante del vaccino. Allora, questo non è una partita di calcio, i riservisti non devono mettersi in panchina. Noi abbiamo delle liste di riserva sempre di persone che hanno priorità, cioè hanno più diritto che una che si mette in fila a mezzogiorno per avere un vaccino la sera, per cui è inutile mettersi davanti alle sedi vaccinali. Noi chiamiamo le persone man mano che vediamo che qualcuno non si presenta. Il palazzetto dello sport diventerà un'importante sede vaccinale, l'ha detto anche il direttore Eschel prima. Sarà fondamentale la collaborazione tra il personale sanitario, il personale comunale e i volontari. Lei già oggi ha lanciato queste mani unite per Vasto, perché per vincere in questa campagna serve un po' la collaborazione di tutti. Assolutamente sì, una collaborazione che vedrà sanitari, mondo non sanitario, mondo del volontariato, uffici comunali, uffici della ASL, cittadini, tutti collaborare per un'unica causa, che è quella della vaccinazione. Intanto un grazie di cuore ai medici che in questi giorni stanno vaccinando all'ospedale senza guardare l'orologio e senza orario. Adesso si parte con la grande vaccinazione, mi auguro quanto prima. Abbiamo realizzato, costruito attorno all'esempio dello screening di massa che facemmo qualche settimana fa, un gruppo di volontari di circa 200 persone tra sanitari e non sanitari, coordinati dalla dottoressa Suriani, e costruiremo intorno a loro Mani Unite per Vasto, Mani Unite per l'Abruzzo, sull'esempio di Mani Unite per Padova, con la quale associazione ci integreremo, ci interfacciamo e già ci stiamo interfacciando quotidianamente, per andare così ad affrontare questa fase pandemica unendo le forze e stringendo le mani. Dottoressa Suriani, dopo aver coordinato le operazioni di screening, coordinerà anche questa massiccia operazione di vaccinazioni al palazzetto quando si inizierà. In questa fase è importante dire ai cittadini che questa è una strada importante per superare questa pandemia. Sì, intanto il coordinamento sarà dell'ASL, perché questa è un'attività sanitaria. Noi diamo un aiuto per quello che concerne il mondo del volontariato e una rete comunque di medici e infermieri in pensione che, come per lo screening, una mano la daranno volentieri. Il messaggio che deve arrivare è questo, che intanto bisogna vaccinarsi, quindi tutti devono venire, aderire con entusiasmo a questa cosa che serve, è fondamentale per guarire, per non ammalarsi e per far ripartire l'economia di questo, anche del nostro territorio. Abbiamo davanti l'estate, quindi abbiamo veramente poco tempo e tante energie da attivare. Confidiamo di riattivare questa rete di volontariato che, d'altra parte, già con il terremoto molti anni fa avevamo dato, il territorio aveva dato una bella dimostrazione di solidarietà. Speriamo di replicare anche in questa situazione. Siamo a disposizione.